Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Assieme a Noi. Un saluto da Primiano Mannunzio e da Priscilla Sicoli. E non potevo certo mancare, ciao Primiano. Come va? Ma oddio, allora, dovete saperlo, non siamo al massimo della forma qui. Allora, io da settimana scorsa non sono ancora guarita, cercherò di non tossire per tutta la puntata. Sarà un duro impegno, ogni tanto se sentite dei rantoli sono io. Primiano invece... ho avuto un'estrazione del dente e di conseguenza ho 4 punti sulla gengiva. Quindi oggi diciamo che dimostriamo tutta la nostra serietà, il nostro essere guerrieri fino in fondo e niente ci può fermare, the show must go on. Assolutamente, ma come mai tutti in nero? Allora, sono vestita in nero non tanto per costrizione dovuta alla nostra condizione di salute, mio buon Primiano, ma perché è successa una cosa. Cosa è successo? Ovvero, cioè, settimana scorsa c'è stata la prima puntata, certo, che è andata benissimo, ringraziamo, sì, tutti, ringraziamo che ci hanno guardato, tutti, grazie. E io ho chiesto alla mia mamma, no, mi raccomando, guarda la puntata, che sai che la mamma, certo, lei mi segue sempre. Il problema è che mia madre è una fan di Paolo Muzio. Ciao Paolo. Oh, madre. Infatti al termine della puntata, quando gli ho chiesto, allora, ti è piaciuta? Fa sì, mi è piaciuta, guarda, volevo dirti due cose. Allora, la prima è che mi è piaciuto tanto il fatto che ci fosse il collegamento con Paolo. E già qui voglio dire, mamma, ma da che parte stai? Giusto. Ma non solo, poi mi ha detto, certo che però è proprio un peccato perché la TV ti ingrassa tantissimo. Cioè, sembri quasi una taglia 46-48. Ora, io sono una 42, ve lo giuro. Poi la cosa allarga, ma io sono una 42. Quindi ho deciso, mi vesto di nero. Così il nero ah, ecco, assottiglia, esatto. Quindi benissimo, ecco perché abbiamo svelato. Mamma, perché. Poi dopo ci sentiamo, mi dici se così è un po' meglio o ancora sembro un barile. Sì. Ecco, prima di iniziare però io devo rubare qualche secondo per salutare una nostra fan, una nostra amica, Martina Serio, una ragazza di 12 anni che ci sta seguendo dall'ospedale San Paolo di Milano, perché purtroppo martedì ha avuto un intervento chirurgico serio e dunque è ricoverata lì. Di conseguenza la salutiamo con tanto affetto, salutiamo anche mamma Antonella che la sta seguendo. Noi salutiamo 24 ore su 24, salutiamo anche tutti i reparti perché sappiamo tutti che sono in collegamento, dunque tutto il reparto dell'ospedale di San Paolo, gli infermieri, i degenti, tutti quanti. Un messaggio veloce a Martina su quella telecamera. Marti, sbrigati, ci sono le tue amiche del cuore che ti stanno aspettando per uscire, muoviti, forza! Forza e coraggio, in bocca al lupo, un bacione, la puntata la dedichiamo tutta a te, che dai, sarà una bella puntata. Benissimo, dobbiamo partire, via, che sennò andiamo, poi ci sgridano. Esatto. Allora, primo break e poi primo gruppo di ospiti. Assolutamente, e ragazzi, da stasera, non perdere. Da non perdere, a voi! Una trasmissione che vi farà ricordare i tempi bellissimi dei grandi amori, i tempi dei momenti indimenticabili con i vostri amici, con le vostre mogli, le vostre fidanzate. We'll be right back.
amici, sono Liz. È autunno, anzi in autunno io sarò a casa vostra, nei vostri salotti, col mio salotto, il salotto di Liz, con tanta bella gente, tanti sosia, ma tanti. Signora Maria, mi aspetti perché sto arrivando. Il salotto di Liz sarà il vostro salotto. Parola di Liz, vi raccomando. Un bacio, ciao ciao. Eccoci qua, ben rientrati. Insomma, abbiamo degli ospiti che sicuramente i nostri telespettatori di One TV conoscono bene. Io direi di allargare e di cambiare. Ecco qua, via. Oh, buonasera, bene. Come la va? Come va? Bene, tutto bene, a posto? Bene, diciamo. Queste persone. Guarda, buonasera. Sì. Che taglia hai? Io ho una 42. Io sono del 41. Come va? Molto tutto bene. Tutto bene. Per chi non lo sapesse, perché lui esatto. Parte Primiano, no? Giustamente, ormai lui ha le sue conoscenze, è una persona addentro, ne vero, nel giro, nel jet set. Però magari le persone hanno iniziato adesso a vederci e non li conoscono. Ma è per questo, oddio, questo lui, è compito tuo che... introdurre seriamente i nostri ospiti. Abbiamo qui, signori e signori, l'esimio illustrissimo Sua Maestà Enrico Beruschi. Pensa a te, a me. Va bene, buonasera. E abbiamo che belli. Cantautore Marlon, che chi ci segue, chi è nostro affezionato seguace di One TV avrà visto più volte, perché lui, ebbene sì, lui è l'unico, il solo artefice inventore del cantatalento. Cantatalento di quel di Arese. E perché sono qui? Non solo perché è bello ritrovarci qualche volta, perché è sempre bello parlare di quello che fate, certo. Ma perché ovviamente qualcosa bolle in pentola, anche perché si avvicina Halloween, quindi c'è quell'enorme calderone lì, no? Sai che ci bolle dentro tutto. Siamo giunti alla preparazione, signori e signori, squillino le trombe, via il rullo di tamburi, alla settima edizione 2018, ok? E sono già aperte le iscrizioni del festival per il 2018. Che cosa succede di nuovo rispetto agli altri anni? Lo dico io, lo dici tu? Maestro. Ma come vogliamo? Maestro, facciamo parlare, parli, dico io. Parli. Qual è la novità, la vera grande la novità? Parli ma con un sottofondo. Plim, 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 plim. La novità importante è che abbiamo introdotto la categoria comici. Che... Oh! Sì. Di cui lui è il presidente di giuria. Mi sembra anche giusto. Io sono lo zio Enrico, il nonno. Ma che belle cose, anche perché qua One TV sono anni che abbiamo la voglia di comici, di arricchire il nostro entourage di comici. Non ci sono più. Io mi riferivo ai Sempre Pronti, perché purtroppo Paolo Muzio non è purtroppo un comico. So che lo sembra, forse se decidesse a farlo avrebbe molto più successo, ma di fatto lui è convinto di essere una persona serissima. Tornando alle persone serie. Uno si vuole iscrivere come artista, come cantante o come comico. Cosa fa? Prende il computer. Numero uno. Mette uno. La spina. Okay, step due. Poi schiaccia un tasto. Ok. E plic si accende. Ok. Poi come quando io scrivo, basta mettere le mani sul coso plim, plim, e muoverle. E manda una mail. Sulla, poi adesso la cosa difficile racconta lui. Beh, certo. Le mail, quelle robe lì. Ma io comincerei col dire che a parte la categoria comici abbiamo la categoria cantanti, ecco. Cantautori e poi band contenute, 3-4 elementi, non di più. Volevo anche precisare che da noi, a differenza di altri, non tutti ovviamente, da noi le band, i cantanti e i cantautori vengono tutti microfonati dal vivo, quindi chitarre, batterie e quant'altro. È tutta musica dal vivo, tutto dal vivo, non c'è playback di chitarra. Ma allora noi o che quant'altro. Parliamo, perché stiamo andando in playback? Guarda come lo tengo bene il play, guarda, sto parlando. Mi chiamo Enrico, lei è una signorina che ha il 42 d'Italia,
se viene ristretta dalla telecamera, perché la prossima perché volta mi faccio riprendere in orizzontale, così per forza di cose si allarga, io sfino, no? Scusate, potrei presentare su un triclinio. Signore in ascolto, non prendete sul serio il fatto dell'orizzontale, che potrebbe creare dei problemi a qualcuno che magari è grasso e si vede troppo. Bene, no, parliamo del... Torniamo, esatto, esatto. Dunque, no, le band si esibiscono dal vivo. Dal vivo, tutti, cantori, dunque, tutti dal vivo. Cover, si esibiscono con delle cover o delle loro, diciamo, performance? Ma il cantautore può portare il brano inedito proprio. Inedito, certo, è tutto, dunque, certo, sia cover che normalmente le cover le cantano i cantanti, quelli che non fanno i cantautori, che non compongono. Il cantautore osa, cantautore invece giusto? Cerca di proporre... Ci tiene, io so che dal vostro festival sono diciamo nate, insomma, uscite, ecco, dei personaggi, delle persone. Guarda, le può citarne qualcuna lui, a te la parola. No, io i nomi me li dimentico, se guardali qui, che belli. Che ragazzi, lo dico io, una certa Fidia che ha partecipato di tutto. Sì, 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 che sta andando avanti, adesso si vede molto. Guardate su Facebook, è quella lì. È quella che stava quella che era quella il secondo proprio. Il terzo anno. Siamo al settimo, vero? Perfetto, settimo anno. Edizione, esatto. E io settima vedo edizione. Che appunto le iscrizioni sono aperte, ma le selezioni, cioè quando è che cominciamo a vederli uno per uno, selezionarli, eccetera, eccetera, inizieranno a febbraio. A quindi febbraio. Non è che c'è tantissimo tempo. Uno pensa, fino a febbraio c'è tempo. Però no? prima di quello devono mandare, partecipare alla preselezione. Vedi? Mandando un MP3, un brano cantato da loro, dove una volta che arriva a noi, noi decidiamo chi è idoneo, certo, e chi no. Per c'è poter una prima selezione. Certo, quella è gratuita. La preselezione è gratuita, mentre invece poi eventualmente chi è idoneo dovrà pagare una quota. Ecco, la selezione viene fatta comunque sempre da degli esperti, certo, in materia. Gente del ramo, ovviamente, cantautori, musicisti e quant'altro, certo. No, lo dico con causa, essendo... Altrimenti... No, sai cos'è? Che siccome prima hai detto che come presidente di giuria c'è poi c'è Enrico, allora poi magari diviene qualche uno. No, ma lui, sono bravissimi, insomma, ma devi vedere che gioia vederli iniziare, cantare, emozionarsi, qualcuno portare le proprie cose, fanno schifo di solito, ma però è bellissimo, perché combattono su un palcoscenico, certo. L'importante, bisogna, soprattutto i giovani vogliono cominciare, devono andare su un palcoscenico, devono mangiare la gavetta. Esserci tanta gavetta. Allora, i giovani di adesso vogliono raggiungere subito tutto, l'apice immediatamente, non quelli con una fatica. Certa esperienza invece hanno fatto per gradi tante gavette gratuitamente. Anche su tutti, certo, no, vengo certo. Lì, ma mi paghi, insomma. È cambiato un po' il modo. Certo, io ho fatto tanto piano bar, come dicevi te, gratuitamente. Esatto. A volte andavo perché mi dicevano, ti offro la cena. Va bene, a me piaceva. A te andava bene che ti offriva la cena. Offriva la cena. Venivi a suonare matrimoni in chiesa, organo e tromba, e poi andavo e poi andare via. E andare, ciao. Neanche la cena, neanche vai. Neanche il ricevimento, niente. No, no, via, no, io suonavo via, alla cerimonia. Menare. Ho sposato tante coppie. E poi menare. Poi io non ho mai mangiato, si vede. Sono si vede, si vede. Taglia 38, Enrico. No, 41. Prima 41. Io sono curioso, questi pochi minuti purtroppo che stanno andando via, che ci abbiamo ancora a disposizione. Un episodio un po' particolare che è successo nel vostro festival. Uno particolare che me lo ricorderò ancora. Eravamo al Teatro dei Salesiani e un ragazzo di una band, nel momento in cui è arrivato Enrico, è entrato Enrico, ma no, Enrico, gli si è buttato ai piedi, gli ha baciato la mano, te lo ricordo? Che lui gli fa, e lui gli fa, ma per favore, ma per piacere, fai il bravo, gli ha detto. Me la ricordo ancora, cara. Vabbè, insomma, è incredibile. C'è sempre una certa emozione per chi ti ha visto sempre nel piccolo schermo, vederti dal vivo, insomma. Per fortuna che sono ancora vivo. No, sembro ancora vivo, no? Vedendomi così. No, insomma, dobbiamo anche capire, Tutissimo. Insomma. Ecco, Enrico, un consiglio che tu daresti a chi vuole iniziare la carriera
diciamo di comico. Ah, ecco. Di comico, di comico. Visto che tu sei presidente di giuria. Se tiene allegra la compagnia, gli amici, l'oratorio, poi magari qualche piccolo palcoscenico. Purtroppo adesso siamo assaliti da quelli che... c'è una confusione. La faccia dei stupidi è il far ridere. No, lo scemo del paese non fa ridere. Quindi oppure vanno lì e vengono individuati, gli scrivono un testo, lo raccontano senza nemmeno sapere bene cosa stanno raccontando. Invece no, bisogna abituarsi, parlare con la gente, vedere se reagiscono. Dunque, come c'era una volta, si diceva, si fa gavetta all'oratorio. Sì, l'oratorio è l'ideale. È per questo che Paolo Muzio fa ancora il chirichetto. Ciao Paolo, ti vogliamo bene, ecco. Ci manchi tanto. Comunque è il comico, è il comico, è il di comico, prima, sì, che parlavo lui. Prima no, non è il comico, quello che faccio da stupid, no, ma no, per favore, bene. Ma... mi manchi, io devo insultarti Paolo, devo avere una ragione di vita, tu sei andato via, ma non mi diverto se non ci sei tu a difenderti. Ma che questa donna è meravigliosa. Era pallida, adesso tanto bello così. Ma che ha cambiato colore. Adesso ha cambiato colore anche prima. Fa un caldo bestia, fa caldo. Veramente fa caldo. Fa caldo. Fa un caldo micidiale. Insomma, il tempo scorre, giusto? Ecco, adesso si è ingolfata, faccio riprendere. Adesso muoio. Parliamo del cantatalento. Allora, esatto. Cosa devono fare? PPP, www. Allora, diamo alcune dritte per iscriversi al cantatalento. Come diceva prima, giustamente Enrico, di andare sul sito che è www.festivaldiarese.it, così prendete tutte le informazioni, tutta la spiega fatta giusta in un determinato modo, non da questi quattro personaggi di dubbia provenienza che siamo noi, ma scritto tutto per benino. Vi iscrivete, mandate l'MP3. Di queste MP3 saranno selezionati un tot di persone. Scusa, saranno, ma se tante. È l'MP3. È una registrazione, come ai vecchi tempi la cassetta. Adesso non c'è più la cassetta, più. No? No. Mamma mia, io mi ricordo. Lo so. È tipo il vinile. Ma no, il 78, facciamo prima. Insomma, mandate le mie prime, una mandare un vinile, una registrazione, facciamo un vinile. Parliamo, mandate una registrazione via email o portatela direttamente. No, se siete proprio fighi tanto, via email, direttamente le pizze, puoi dire, puoi dire, puoi dare le cinematografiche di una volta. Comunque, sono senza occhiali. Senza occhiali. Dare la mail, Enrico, dai tu la mail che sono senza occhiali. Lo dice la Priscilla. Festivalarese, tutto attaccato, chiocciolalibero.it, quindi è facilissimo. No, da febbraio partiranno le selezioni che si terranno presso l'auditorium Aldo Moro, ovviamente di Arese. Che bellissimo. Mentre invece poi, quando avremo tirato su tutta l'allegra combriccola di cantanti, comici e chi più ne ha più ne metta, dove si svolgerà invece la finale? La finale al centro civico nuovo, che tra l'altro è molto bello, dove lui fa tanta roba. Oh no, Arese. A sabato, sì, è vero. Sabato alle 4:30 parliamo di e Guareschi, faremo la finale. Mostra bello. Su Guareschi, Don Camillo Pepone e Cristo che parla. Allora, per chi è della zona, vi do io la dritta. Il nuovo centro civico di Arese è esattamente dove c'è il mercato di Arese del sabato. Bravo, chi invece perfetto. Non è della zona, non potevi definirlo meglio. No, ogni tanto vanno in onda gli speciali del telegiornale. Io ho ripreso la fanfara dei carabinieri a bravo, dunque, bravo, la fanfara che era si lì. Vede, si vede che è un bellissimo anche auditorio, si sente, c'è bel un'acustica teatro, bellissima. Bel teatro, bravo. Abbiamo fatto la noi abbiamo fatto, sì. Ci abbiamo la Priscilla fatto, lo conosce io so bene, sono sai, bravo, mio caro. Ho studiato, ci ha lavorato. Quando si è ripresi da lì, sì. Li fai da lì? Sì, da lì. Parla con le mani davanti. Ah, ok. No, ma mi piace. No, ma io guarda, a fine trasmissione ho sempre le sgridate dalla regia, perché io sono un freelance. Grazie, grazie. È il movimento. Va bene. No, per chi invece non è della zona, se ce l'ho fatta io con Google Maps, ce la può fare veramente tutti. Chiunque, state tranquilli. Attenzione, perché nel giorno di mercato c'è il senso inverso, un po' un casino. Però bravo, esatto. Uno ce la può fare tranquillamente. Ovviamente si sa mai che mi vogliono ancora bene, magari ci sarò in qualche veste pure io a questo festivaluccio qua carino, simpatico. Che ci mancherebbe, si è comportata bene, taglia 42, basta che rimane 42. Ma va non bene? C'è niente da toccare su 42. Assolutamente. 39. Allora sei assunta, dai, basta, sei assunta. Sì, va bene, sei bellissima. Mangio bellissima. Porchetta fino ad allora, così, così almeno... per te no, mi hanno raccomandato di non giocare, detto niente, dico più niente, volevo dire magari sì. Vi ricordo che è nazionale, quindi arrivano da tutta Italia
da ovunque. Isole comprese. Sono arrivate, brava, anche dalla Francia. Anche dalla Francia, brava Priscilla. So, ricordo, ha una buona bene. Memoria, Priscilla, brava. Certo, quella ancora ce l'ho buona. Da Lyon. La voce invece no. E purtroppo, vedi, ridendo e scherzando e compagnia cantando, appunto, siamo giunti alla fine, ma magari ora della realizzazione in sede del festival noi saremo ben contenti di avervi nuovamente qui. Mi raccomando, andate sul sito a prendere tutte le informazioni. Scusi, ma www.festivaldiarese.it. È voce impostata. Ha visto? No, perché c'era una voce strana, io la conoscevo quando era donna, no? Era diversa. Che era mandarino. No, adesso quella voce qui mi sembra un po' strana. Insomma, stiamo sentendo. Sei bellissima. Grazie Enrico, anche tu. Io vi adoro. Lanciamo il brecchino e... Sì, beh, ringraziamo, adesso, certo, a parte tutto, Marlo e Enrico per essere stati qui con noi, grazie. Grazie, sì, a voi. Scusate per, grazie, questa Priscilla, intervista un po' free, con io con questo, però è anche divertente, ora, giusto, vabbè, è vero, devo stare attento a non entrare. Ma no, mi sto così, no, assolutamente, dai, sto fermo, no, va bene, salutiamo, arrivederci, facciamo prima. Se facciamo un totalone, facciamo ciao prima. Ciao a tutti, a dopo, a voi regia, grazie. Da 40 anni Abio è tutti i giorni insieme ai bambini in ospedale. Amore, impegno, entusiasmo e formazione. Questo è il volontario Abio, allenato ad accoglierli per farli sentire a casa. Dona 2 euro con un SMS al 45529, oppure 2 o 5 euro con una chiamata da rete fissa, sempre al 45529. Tu con Abio puoi fare la differenza. Signori, bentrovati! Prossimamente su questa emittente andrà in onda un nuovo format intitolato Sapori Veloci, ideato da Leonardo Ippolito e condotto dal cuoco Alessandro Uccello, dove vedremo dei piatti realizzati in modo facile e veloce, da preparare comodamente a casa vostra. Mi raccomando, vi aspettiamo su questa emittente, buona visione! Ritorniamo in studio, stavolta sto seduto io. Perché siccome siamo malati tutti e due, dobbiamo fare un po' a turno.
Non mi fate ridere. E vabbè, vorresti piangere, no, forse, no. Allora noi siamo sani, facciamo cambio. Facciamo cambio, sì. Allora. No, l'ospite sta lì. Questi sono belli ospiti colorati, hai tutti visto? In rouge. Da dove arrivano? Dimmi. Allora, arrivano da Garbagnate Milanese, rappresentano lo Sporting Club Garbagnate Milanese. Buonasera, ad Alessandra. Buonasera. Come va? Tutto bene? Bene. Allora, benissimo. Presenti tu il... Il preparatore atletico Davide Moneta. No, faccio presentare lei perché io, prima di iniziare la trasmissione, tutti e due hanno detto: oh, allora facciamo così, presentiamo noi la trasmissione, voi potete anche andare. Libero. Perché vista la serata, c'è Rospettino qua che dunque ritorniamo a noi. Allora, sono onorato di avervi qua in studio, tutte e due, perché a parte che ci conosciamo da un po' di tempo, siete dei bravissimi, questo lo dicono i vostri allievi, maestri di tennis. Alessandra, tu dai 4 anni, se non mi sbaglio, insegni tennis. Dai 4 anni, sì, fino ai 10-12. Passando per gli adulti? Sì, gli adulti li prende di solito il Carlesso, il maestro Dario, che svolge di più l'agonistica e quindi sta lui a gestire quella situazione. Io di più i piccolini. Di più i piccolini. I piccolini sono anche più bravi, mi piacciono di più. Mentre piccolini. Il preparatore atletico. No, spazio. Ricordiamo il tuo nome perché. Davide. E aiuto Alessandra, aiuto l'altro, il maestro Dario. Mi occupo praticamente di seguire i bambini dai 4 ai 18-20 anni, che poi a quel punto sono più bambini, però certo. Lavoro, mi capita di lavorare in queste fasce d'età, con ragazzi di queste fasce d'età. Certo. Beh, è bellissimo questa cosa. Visto? Sì, cioè, ma poi il tennis, voglio dire, è uno sport comunque impegnativo. Molto. Cioè, ci vuole una bella disciplina. Molto, quindi molto. Quindi voi insegnate anche la disciplina, per la gioia dei genitori, ci proviamo, questi bambini. Ci proviamo. Di solito i bambini con noi sono più disciplinati rispetto a come si comportano con i genitori. Sì, sì. Sì, beh, insomma, la disciplina, essere rigidi, insomma. Sì, il tennis è anche quello, cioè molta concentrazione, quindi non si può entrare in campo e fare quello che si vuole, bisogna. Capito, comunque, Premiano. Ecco. No, ma io lo so perché lo seguo, io mi metto sempre in fondo quando vado, mi capita di andare presso il campo proprio dei nostri insegnanti. Io sto buono nell'angolo in fondo e osservo la partita, la lezione, la dinamica. So quasi tutto, però adesso volevo proprio interrogare i nostri maestri, sono venuti qui con l'attrezzatura del lavoro, da lavoro. Giusto, infatti, giusto. Io stavo già per chiedermi. Un 5.000 racchette ci sono qua sotto. 5.000. Se uno le nanettini in sci, voglio dire. No, assolutamente. Allora, facciamo vedere. Ecco, questa qua è la famosa borsa del tennista. Sì, che questa è piccolina. Ecco, iniziamo. Questa, ci sono varie misure. Ci sono di varie racchette. Misure. Allora, lo spero. Questa è la più piccolina e la diamo a quelli più piccoli di 4 anni, praticamente, perché è usata a modi quasi di palmare, visto che insegnate proprio con la manina. Molto vicino al piatto corde, proprio per agevolare l'impatto con la palla, ecco. Ecco, poi vediamo anche le palline, perché ci sono delle palline particolari per ogni fascia. No, poi ti faccio vedere. Sei compromesso per tutta la vita. Beh, ogni tanto rischio, che mi arrivano le palle. Sì, se Paolo gioca a tennis. No, dai! Stasera abbiamo martoriato. Allora, seconda racchetta. Seconda racchetta, anche questa comunque è un po' più grande. Un po' più grandina. C'è la faccina sorridente. La faccina sorridente. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a fare un primo piano. Cioè, questa faccina ha un nome particolare. Felice, antivibrazione. Antivibrazione, dunque fa vibrare il meno possibile le corde. Le corde, che vabbè, in queste racchette... Vabbè, no, però diciamo in quelle grandi adulti serve, almeno io non riesco a giocare senza l'antivibrazione. Dunque, per avere un tiro più preciso, giusto? Riduce le vibrazioni. Riduce il numero di vibrazioni a contatto con la palla. Poi abbiamo quelle più grandi, diciamo, andando avanti. Sì, ecco, andiamo un pochettino più avanti. Eccola una qua. Racchetta
po' più grandina, diciamo siamo intorno ai 6 anni, 7 anni. Poi dipende giusto? Sempre comunque dal bambino, come anche la forza che ha, perché ci sono anche bambini di 6 anni che sono magrini e devi comunque dargli un attrezzo. Ecco, il materiale che li possa agevolare. È lega? Questa sì, le altre sono di alluminio. Questa qua è già una racchettina abbastanza avanzata anche come materiale. Leggera. Sì, molto leggera, sì. Maneggevole. Guarda. Bella. La presa è buona, possiamo iniziare. Sì. No, guarda, grazie. Questa no. d'agilità e combinazione fino una allora, volta, diciamo, quindi, diciamo ce n'è un'altra prima di questa che si chiama 26, che è quella praticamente prima dell'adulto. Questa qui è una racchetta d'adulto. Ah, già una racchetta questa d'adulto. Questa è una racchetta questa. D'adulto, sì. Assomiglia a quella che avevo io quando giocavo in cortile. No, che Nadal, no. Rafael Nadal avevamo. No, giocavamo nel cortile sul cemento da piccolo. E io non sono è un bravo tennista, Io sto aspettando ancora il corso, Sì, il corso di lungo corso. Però devo dire la verità, nell'ultima partita che ho fatto con Elisa, una tua allieva, ho perso 6-3, 6-2, 6-0. È bella lunga. Sei però. Scarso. Sono scarso, esatto. Ma è merito dell'insegnante, perché... Infatti, Elisa è bravissima. Elisa è bravissima. Perché tu non hai avuto lei come insegnante, gli altri. Sì. Stanno aspettando. Prima o poi andrò. Andiamo avanti. Ecco. Volevo far vedere, forse le c'è palline, l'ultima. Ce n'è ancora. Aspetta, qui dentro abbiamo le palline. Allora, queste Eccole mi hanno sempre qua. Affascinato. Perché? Ed ecco. Iniziamo dalla pallina dei più piccoli. Guardate questa. Facciamo vedere una pallina, queste qua che sono... Quelle sono tutte uguali praticamente. Questa, adesso chiedo alla regia se riusciamo a fare il primo piano. Abbiamo la pallina classica da tennis e quelle diciamo per i principianti, possiamo chiamare così, sì. Che è un po' più grande ed è morbidosa. Più morbida, non è che giusto. Vedi? Sì. È più morbida, queste qui molte le prime lezioni le tirano con le mani, giusto? Iniziamo con le mani e poi agevolano anche, avendo un rimbalzo un pochino più lento, l'impatto con la palla rispetto alla palla normale, ecco. Dunque, possiamo dire che con queste qua si inizia a tenere in mano la racchetta, giusto? Perfettamente, sì. Con queste palline, con racchettine molto piccole, guanti addirittura, che vanno a sostituire sì, proprio la racchetta, di solito con... Ci si avvia l'attività del tennis con questi. Poi passiamo a questa pallina. È la orange. Questa va bene per ancora i bambini. È ancora morbida rispetto, diciamo. Però è un po' più veloce di questa. Si sente un po' più dura, più pesante e più piccola. Quindi per bambini un pochettino più grandi, diciamo quasi di 6 anni. Si va sempre comunque in base al livello di quando iniziano, ecco, perché... A meno che non siano proprio grandi, non si può subito presentare una pallina del genere, perché sennò poi non la riescono a colpire. Almeno con quelle hanno più tempo e sono in grado poi di avere un pochettino più di controllo loro. Di giocare. Tu puoi iniziare con questa, secondo me. No, io inizierei con questa. No, questa te la facciamo da saltare, dai. Io partirei da questa qua. Poi abbiamo invece questa. E poi abbiamo l'ultima. Che è quella classica. Il punto d'arrivo, che è durissima. Questa bisogna stare attenti a non prenderla nell'occhio. Non farlo. Ma io mica volevo lanciarla, volevo fare così. E se finisce su contro qualcosa, poi ci ammazzano. No, vedi, è tutto controllato. Tranquillo. Ci hanno promosso lo studio grande, sì, la diretta, va bene. Perché dobbiamo giocare tutto per una pallina. Le mettiamo qua. Ecco, quando fai lezione, tu usi tante palline, perché logicamente... Non è che raccolgono in continuazione i tuoi allievi le palline e dopo, alla fine della partita, vuoi andare a fare il raccapapalle? No, ma già fanno i ragazzi, perché giustamente... Sembrava che avesse degli interessi. No, gli dite, adesso raccogliete, ognuno raccoglie 6 palle, e fanno la gara, raccogliere le 6 palle, sì. Le 8 palle e altro. Bisogna incentivarli così. Però, perché se per non tenere tutte palle. Queste palline qui... Tu hai uno strumento bellissimo, eccezionale. È vero? Sì. È un bellissimo... Come lo definisci? Un contenitore particolare che, facciamo così, chi vuole scoprire il contenitore venga a vedere e a iscriversi. Magari i propri figli oppure... Solo per vedere il cesto della Certo, perché è particolare ed è molto bello. Vabbè, poi in un orecchio me lo dici che cos'è.
Va bene, no, dopo, dopo così. È molto bello. Vai, dobbiamo lasciare un po' di sospense. Dunque, dobbiamo. Si trova in molti Esselunga, in molti negozi. Ecco, questo abbiamo già svelato tutto. Abbiamo già svelato cosa può essere. Il contenitore può essere di molto bello. Lascia anche dei bei segni, quasi dei soldi, delle ruote. Anche le ruote, anche a Jackass ogni tanto lo vedo. Esattamente. Allora, ricordiamo dov'è che siete. Esatto. Prima, siamo a Garbagnate Milanese, in via Milano 166, Sporting Club Milano. Un'altra domanda che penso possa essere utile per le mamme: i corsi per i bambini con che frequenza sono? Sono nel pomeriggio, immagino. Nel pomeriggio dalle 16:30-17 fino alle ore 20. Quindi se anche volete andare dall'estetista o dal parrucchiere, dovete parcheggiare i vostri figli in maniera sana, salutista, sportiva, che poi vi riempiono la casa di palline. Ma vedete, è di terra poi, rossa. Ma di vedete terra poi rossa. Al supermercato che bravi col carrello della spesa, allora in quel caso secondo me il tennis può essere una buona opzione. Opzione, giusto. Allora, io prima di salutarci, siamo arrivati, noi abbiamo il cronometro, non è che ci giriamo lì, ci abbiamo il nostro cronometro, però prima di salutarci vogliamo salutare la tua amica che ci sta ascoltando, ci sta vedendo da casa. Ciao Elisa. Ah, ecco. oggi siamo buoni, oggi salutiamo. Oggi? Assolutamente. Tu allievi, no, i miei allievi non mi temono, non mi guardano, no, saluto tutti. Saluti tutti, sì. Beh, logicamente sì, anch'io, salutiamo saluto anche tutti, anch'io. Facciamo spero i nomi. Spero che qualcuno mi guardi. Sicuramente qualcuno ti sta guardando, dei tuoi allievi. Anche la mia Emma, la mia bambina. Ecco, abbiamo fatto... Ma non l'avete detto ai bambini, ai vostri bambini che andavate alla termine della lezione, mi raccomando, non guardatemi. E io, no, dovete guardarla. Ho detto, non guardatevi. Guardate che sui canali quelli a pagamento c'è Peppa Pig, ecco. Ci sono quelle cose molto più belle. No, assolutamente. No, è bellissimo, al di là degli se ride si scherza, è comunque un'iniziativa sportiva rivolta ai bambini, è sempre una bella cosa, perché le generazioni adesso se ne stanno a casa con i telefonini, con le PlayStation, queste cose, non escono più. Sinceramente uno sport è un modo divertente, appassionante e anche salutare per far crescere i vostri bambini. Beh, poi con il tennis è una buona idea. Con tanto insegnanti. Il tennis è una buona idea, una buona alternativa. Speriamo magari di poter proporne anche altre cose. Ma nel frattempo le palline da tennis sono bellissime. Poi faremo una trasmissione con voi che riceviamo le palline. Che riceviamo le palline dal campo, in diretta dal campo, giusto? Ah. Io già ti vedo a te che corri col carrello. Potrebbe essere divertente. Va bene, va però bene. Messo in moviola quella avanti veloce con la musichetta, capito? Cavolo, va bene, allora fare il regista, prossimamente verrò sul campo con le telecamere e vediamo un attimino, così facciamo le comiche subito oggi, facciamo le comiche. Stiamo tirando sui comici in sta puntata. Vai, tirando i comici. Grazie per essere stati qui con noi. E ci vediamo, allora è una promessa, ci vediamo prossimamente su questi schermi. E voi da quegli schermi non vi muovete. Assolutamente. Un paio di minuti e torniamo qui. Breve stacco pubblicitario e ci rivediamo qua con nuovi ospiti importantissimi. A voi regia. Da 40 anni Abio è tutti i giorni insieme ai bambini in ospedale. Amore, impegno, entusiasmo e formazione. Questo è il volontario Abio, allenato ad accoglierli per farli sentire a casa. Dona 2 euro con un SMS al 45529, oppure 2 o 5 euro con una chiamata da rete fissa, sempre al 45529. Tu con Abio puoi fare la differenza. Signori, bentrovati. Prossimamente su questa emittente andrà in onda un nuovo format intitolato Sapori Veloci, ideato da Leonardo Ippolito e condotto dal cuoco Alessandro Uccello.
dove vedremo dei piatti realizzati in modo facile e veloce, da preparare comodamente a casa vostra. Mi raccomando, vi aspettiamo su questa emittente, buona visione! Ben rientrati. Oh. Siamo seduti tutti e due perché man mano che va avanti la puntata qui la situazione psicofisica di entrambi va peggiorando di minuto in minuto. E dobbiamo sederci. Sederci e sedarci. Sedarci. Anche, tutte e due le cose. Ma prima di sedarci abbiamo l'ultimo gruppo di ospiti. L'ultimo della gruppo serata. Di ospiti, è per me un onore presentarvi questi ospiti che ci ho impiegato tantissimo per averli, sono riuscito a contattarli ed è un piacere avervi qua. Abbiamo il adesso facciamo dire a lui, dai. Giovanni, ciao. Parolesi, Parolini. Parolini. Ciao, sono Giovanni Presidente. Parolino, sono il fiduciario del 500 Club Italia per Milano Ovest. Sono qui con i miei collaboratori Danilo. Ciao Danilo. Davide. Ciao a tutti. Davide. Ciao a tutti. E Mauro, la persona con cui collaboriamo. E poi spiegheremo il perché di questo. Noi ci occupiamo in particolar modo di vecchie 500, organizziamo raduni, manifestazioni e quant'altro. La prossima manifestazione che organizzeremo sarà a Milano Autoclassica, Rofiera, che è il weekend del 25 novembre, dove avremo a disposizione circa 300 metri quadri di posto, di esposizione, dove dovremmo allestire. L'idea c'è un po' di portare tutte le vecchie 500 ad ammirare, a farsi ammirare, anche perché quest'anno è il 60esimo, quindi vorremmo fare qualcosa di veramente importante. Io sono molto affezionata alla 500 perché era la macchina della mia nonna, che aveva ancora quella col motore dietro e il bagagliaio davanti, ed era color crema. Bellissima. E faceva tutto è un classico, bellissima, quindi per me è proprio la macchina, una delle prime macchine. Senti, per il radiatore dell'acqua dove ce l'aveva? Purtroppo, santo cielo, non ce l'aveva. Raffreddamento d'aria. Era raffreddamento d'aria. Allora, dicevamo che per me è un onore avervi qua perché io sono un cinquecentista anch'io. Non andavi in giro col furgoncino, i loghi, no? No, beh, quello è l'altro. Quello per dovere, per quello, piacere. Per piacere, dopo quasi tre anni sono riuscito a trovare una bella conservata, targata Pavia, che lo volevo proprio targata Pavia, ci sono riuscito, è bianca del 72, dunque una L. Una L? Io rigorosamente cercavo una L. Perché? Ma perché? Ma perché? Allora... Perché, ma dovresti dimmelo te, lo devo dire io. Allora, sì, il volevi, cronologico è diciamo la penultima delle 500 uscite. Perfetto. Dalla Fiat. Dopo è uscita la R, dopo come ultima, la R, già con motore 126, dopo si è evoluta in 126. Mentre la L era quella lusso, la lusso diciamo, sì. Proprio perché L era lusso con gli interni in sky, finta pelle, qualche accessorio un po' carino, sedili ribaltabili. E io non li ho provati. Ne sai qualcosa?
Premiano. I segreti di, perché io avevo la 500 quando ero ragazzo, la mia prima macchina è stata la 500. Poi l'ho smarrita perché sono passato ad altre macchine. L'hai smarrita, e adesso, in che senso? E nel senso che cambiando macchina non ho potuto tenerla. Poi crescendo, guadagnando i soldini, dopo anni, sono riuscito a trovare adesso la mia 500. Ma perché la volevi targata a Pavia? Perché sei un pavese? Assolutamente, io cercavo Milano, però non ho trovato Milano, Pavia, mi sono puntato su Pavia. E via. Perché nel pavese che si trovano tutte le a meno, per la mia piccola esperienza, io sto parlando con gli esperti, per la mia piccola esperienza, di 500 stanno nel pavese, nel documentario. Certo, io mi sono documentato che pavese. Vai in qualsiasi fienile del pavese, te trovi una 500, è la miseria. Sì, sembra così. È vero? È vero, il pavese è sono smentito, benissimo, grazie, vi ringrazio, grazie. Io faccio le domande, grazie Danilo, grazie. Io faccio la domanda ignorante, perché te ti piace, sei esperto, ti sei cercato la 500, sì. Però probabilmente la maggior parte delle persone che ci guardano giustamente sono ignoranti qui, grazie a Dio anche io, ecco perché sono qui. Di che anno la prima 500, di che anno è? Guarda, quest'anno compie 60 anni. Fai i calcoli. 50? No, fammi fare i conti. 50? Guarda, stiamo facendo 7. Ne approfitto. Questa è l'ultima edizione del Milano Auto Classica, dove è il vostro stand, dove ci sono le 500. Bella, verde così. Questo, guarda, è un vecchio, rappresentava il piazzale da dove partivano, piazzale della Fiat, da dove partivano le bisarche cariche di 500 all'epoca. In effetti, se guardiamo, c'è l'autista, il piazzalista, certo, che consegna i documenti. E poi qui in basso sulla destra c'è il test, era un po' il test driver della 500, in effetti c'erano dei cerchi, un po' di cose. Poi a fianco c'è il nostro musetto che ci fa da scrivania e da tavolo, e poi avevamo una moto che era uno spettacolo. Era collegato un po' perché a fianco a questo che costruiva moto c'era una moto con motore 500, certo, proprio montato su questa moto un motore 500, quindi collegava la cosa alle nostre 500. Ecco, ma la passione... Adesso faccio il giornalista. La passione per le 500, da dove nasce? Apro una parentesi, è una passione, ma io vi conosco e conosco e ho incominciato a conoscervi tramite un vostro amico meccanico, giusto? Mi sembra. Danilo lo sa bene. Sì, lo sappiamo bene. Di Garbagnate Milanese, e prima o poi lo riusciremo anche a portare in trasmissione. E lo sai anche tu, vero Danilo, che tutte le sere va a carezzare le sue 2500? Certo, lui ha 2500 che si è preparato, diciamo che sono un po' non più tanto originali, perché sono un po' spinte. Elaborate, però già sono bellissime, sono bellissime. Sono arancione bianca. Arancione bianca, esattamente. E quello che ci accomuna è la passione appunto per le auto storiche in generale, poi come auto storica per eccellenza, per rappresentare l'Italia, sì, la 500, chi non, certo, l'ha avuta in famiglia, certo. E quindi come primo step tutti passano dalla 500, quindi appunto noi ci siamo conosciuti dal nostro comune meccanico, direi, e che è comune anche agli altri ragazzi, anche agli altri ragazzi e tanti ragazzi. Infatti abbiamo qua un esempio della 500, un bellissimo modellino L, peraltro la cosa la riconosci? Allora, dagli esattamente Ercolini. Dagli Ercolini, ecco qua il paraurti particolare davanti e il paraurti dietro, che sono modellati in questo modo. Questa era la L, si riconosce facilmente, sì, proprio per gli Ercolini. Esternamente, esternamente ci sono delle altre. Ci sono, internamente c'è il contachilometri che è rettangolare, mentre nella R si è ritornato, se non mi sbaglio, a quello rotondo. Esatto. Ragazzi, ho avuto un bravo maestro, Sì. Ho avuto un bravo maestro. Salutiamo il Bilotta, il nostro Giuseppe Bilotta, il mago delle 500 di Garbagnate Milanese, che abbiamo avuto modo anche di vedere in un nostro servizio televisivo andato in onda lo scorso anno, che riporteremo qua in studio. Sì, tu riporta. Bene, andiamo avanti un attimino velocemente. Io so che avete qualcosa da farci vedere, vedere le cose io volevo parlare un attimino col nostro ospite, che anche lui penso che sia amante delle auto storiche delle 500. Mi dica di sì. Era la 500. Ecco, benissimo. Ma è qui in rappresentanza di una bellissima associazione. Noi siamo l'associazione Monelli Felici,
che collaboriamo grazie al gruppo del 500. E stiamo facendo un progetto su Vermezzo, che però comprende tutti i comuni del Milano sud-ovest e anche se altri vorrebbero partecipare, per i bambini, partiamo da bambini autistici a bambini che hanno difficoltà dell'apprendimento, anche bambini che cioè solo perché sono svogliati, timidi, certo. Tutto, e facciamo questo centro perché il comune ci ha dato un parco dove c'è un grosso parco, sono 8.000 metri quadri, c'è uno stabile dove partiremo a breve con tutta un'equipe di educatori, tutto per i bambini che vogliono partecipare e riscoprire anche i giochi di una volta, vorremmo interpellare anche i nonni e poi con le 500, con i nonni, faremo nel parco stesso. Si organizza qualcosa con le 500? Con le 500 a Vermezzo abbiamo già fatto 8 edizioni. Di la prossima? Dovrebbe essere o aprile o fine marzo o i primi di aprile. Allora dovete venire un'altra volta. Certo. E in quell'occasione ci sono anch'io. Venga, vieni con la 500. Io ne porto una sempre a spinta. Ti ricordo? Ah, sì, a spinta. No, perché in realtà di un mio amico. Lui l'ha modificato perché è un carrozziere folle, però è talmente bassa che allora non ci posso salire perché poi non si alza più bassa. E in effetti è vero, c'è quel problema lì. Io ricordo quando da ragazzina, poi ci sono varie 500 nella mia vita, no? Nella mia compagnia c'era questa ragazza, che tra l'altro siamo ancora amiche, che aveva la 500 blu e stava insieme a questo bellissimo ragazzo, però lei era piccolina e lui invece era alto quasi 2 metri, quindi tu vedevi lei che guidava il volante della 500 e lui che... con le ginocchia in bocca, poverino, che andavano in giro ed erano adorabili, ed era una bella 500 blu, bella lucida, era una meraviglia. Voglio una 500 anch'io, me la regali tu? Ho fatto fatica a trovare la mia. Infatti ormai sei abituato, cosa vuoi che ci metti così? Vai nel pavese, in un fienile, vai. Va bene, me la sono voluta, ma con loro aiuto magari te la troviamo, va bene? Poi anche a pedali, va bene? Vabbè, pedali non c'è problema. Me la faccio a pedali. Guarda, le migliori avventure, ma c'è anche Lupin, il famoso Lupin III dei Casoni Animati, usa proprio una 500 di questo colore, gialla. Sì. Mi ricordo che ero ragazzino, che c'era una manifestazione di carnevale, avevamo una 500 che apriva la pipista, e io per fare lo stupidino mettevo la macchina andava da sola, piano piano io scendevo, andavo davanti, tornavo indietro, riprendevo, insomma. A 5 metti la prima, va da sotto, metti la prima e va piano piano. Sì, no, è così. No, io non dovrei più sorprendermi di niente. No, ma io ne ho fatte di cotte e di crude, di conseguenza. Avrei un modo di parlare. Poi sono diventato serio però, eh. Ah, sì? Quando? Non ho avuto più la 500. Va bene, allora, quindi adesso è ricaduto. Allora, cosa avete portato di grazia qua? Vediamo. Perché logicamente noi chiediamo ai nostri ospiti quest'anno di portare qualcosa. Abbiamo portato il classico crick per cambiare la ruota. Sai come si usa? No, non ne ho bisogno. Ah, ma è bello. Io ne cercavo uno per la mia 500. Guarda, questo è di Danilo. L'abbiamo rubato. Va bene, allora tienilo. Ok, grazie Danilo, grazie, molto gentile. Perché ne sto cercando uno, faccio fatica a trovare. 46 centimetri. Sì. giusto per la mia 500 e mi manca la mia. Grazie Danilo, molto gentile Giuseppe, sono riuscito a trovare il crick. Poi adesso l'abbiamo portata vuota, la classica cassetta degli attrezzi della 500, bellissima. Qua adesso è proprio conciata, qui abbiamo solo questo spele candele, giusto? Sì. Con il soleverino. Qui ci andava, c'è un cacciavite c'è la chiave del, vediamo, 10. aspetta del 10. E non solo del 10, ma anche dell'8. Il cacciavite doppio dalla parte esterna. Sì, ma poi ci sono due chiavi. 10-13, bravo, un punto sul tuo favore. E poi c'era la chiavetta tubo. La chiavetta tubo che serviva. Scusate, a trovare. Scusate se vi interrompo, li interrompiamo un secondino. A cosa servono ste cose? Allora, per cambiare la gomma, per cambiare le candele. E poi puntine. Logicamente le puntine e le chiavi inglesi, le chiavi classiche normali, serve per diciamo stringere alcune viti per le regolazioni, perché nella 500 ci sono tutti, giusto, dadi del 10, 13,
tutto uguale. Tutti uguali, 10 e 13, non puoi sbagliare. È la macchinina, fai da te. Assolutamente sì. Guarda quante belle macchinine stiamo vedendo in un ultimo loro. Questa è la tua, giusto? 4616. E questo è, siamo sempre davanti alla Fiera Milano, se non sbaglio. Siamo in fiera. E questo è un bel gruppo. Questo è Vermezzo, un gruppo di Vermezzo. Ma c'è una 500 per ogni persona di questa foto? Sì. Più o meno sì. Più o meno, però, più o meno, più o meno sì. Ah, perché non posso averne una. Qua è il gruppo dei mitici. Ecco. Chi è quello? Quel signore lì. Quel signore lì. È Francesco Bella, costruttore delle moto che c'erano esposte ad Autoclassica. Oh. Quello che ha messo le moto, il motore della 500 sulla moto. Oh, benissimo, benissimo. Hai visto? Ti abbiamo fatto vedere un po'. Poi cos'altro avete portato? E poi abbiamo la magica scatola dei ricambi delle lampadine. Ecco, vedi, queste fusibili. Capisco cosa sono, però tu mi tiri fuori sti tubi, sti cosi e io, e ma non basta. Solo io, immagino, penso anche voi, poverini. Vi sarete chiesti, ma che cos'è sta roba? Adesso bene tutto, però... Il mondo è ignorante, mica tutti sanno le cose come te, sono quasi tutti ignoranti come me. E poi guarda qui con la coccolata Danilo. Guarda Danilo. No, che carina. Va, questa che è una bella. F. Questa è una F, la si riconosce dal musetto. Proviamo andare, ecco. Dal perché musetto F? Perché era diverso dal il logo. Qui avevamo il logo qui in mezzo, non si nota. Vabbè, però la mia domanda vale, è: se questa è L perché è lusso, questa F? È F perché è non puoi, volevo dirlo io. No, perché allora, se non mi sbaglio, la F veniva prima della L. Allora, in ordine, nel 57, okay, giusto, vai, è nata la nuova Fiat 500. Okay. C'era proprio scritto nuova Fiat 500, 500 dietro, qua dietro. Okay. Poi, guarda. Ecco qua, vedi, nuova Fiat 500, visto, qua visto, dietro visto sul sedere. C'era una scritta. Okay. Poi è arrivata la F. La D. Controvento. Le portiere controventi, nel senso, queste si aprono normalmente, quelle controventi invece al contrario. Poi è arrivata la F, poi la L, okay, e per finire la R. Però a parte la L lusso, le altre lettere sono un po' a caso. R rinnovata. No, vedi, rinnovata. Vedi, che vedi l'esperto. Vedi, le altre no, apposta. Invece, come si sono svegliati quella mattina lì. Esatto. Come ti senti? Esatto. Mi sento un addio F. Oggi. Un addio. Oggi mi sento un po'. Datemi un addio. Come stai oggi? L'ideatore del... Chi è che ha inventato? Dante, ricordiamo, Giacosa. 60 anni fa, l'ingegnere l'idea Dante Giacosa, che inventò questa, diciamo, piccola macchina, un po' si può dire macchina del popolo, come fu la Volkswagen, il Maggiolino, giusto? Vero, non ebbe, all'inizio non ebbe un grosso successo. Rinnovarono piano piano il primo prototipo e poi dilagò per tutta Italia, diventò proprio la macchina del popolo. Ah, che meraviglia. Pochi lo sanno, ma prima in realtà era due posti. Aspetta, che mi sa che senza il microfono non ti si sente. Dualè, ecco qua lì. La prima versione in realtà era un due posti col tettuccio posteriore che era ribassato, quindi dietro non ci poteva stare nessuno, e quindi perché spendere tutti quei soldi per la funzione di una moto? Certo, è vero. E quindi dopo hanno bombato leggermente il tettuccio posteriore, l'hanno chiuso sul sedile e da lì la macchina per famiglia. Ci stavo con le ginocchia in bocca e avevo 5 anni, però ci stavo. Purtroppo, siamo arrivati al termine. Velocemente. Dove siete? Fate nei prossimi? Cosa deve fare uno per iscriversi, allora, al vostro club? Siamo Magenta e io sono il fiduciario, mi potete chiamare quando volete, il mio numero 393 50 87 794, oppure lo trovate sul sito del 500 Club Italia nella voce fiduciari Milano Ovest. La prossima manifestazione importante, come ho detto all'inizio, è Milano Autoclassica, Rofiera, dove troverete auto di ogni genere, da Lamborghini, tutte le auto, e poi ci saremo noi che saremo. Allora, una promessa davanti alle nostre telecamere: ci sarò anch'io con le nostre telecamere a riprendere la vostra manifestazione. Volentieri. Vi aspettiamo. Solo se mi regalate una 500. Ne abbiamo una gialla. Una gialla. Ma sai che io voglio la macchina gialla. Io voglio la macchina, la mia macchina adesso è gialla, però non è una 500. Ma sai che il primo stand che fecimo gialla, l'abbiamo fatta con una 500 gialla, con vedi? Con delle figure di siamo nel suo gruppo. Abbiamo sforato di un paio di secondi. Tanto abbiamo iniziato con 30 secondi di ritardo. Mi raccomando, settimana prossima sempre qui. Io purtroppo non ci sarò, dovrò abbandonare Primiano perché non credo che sopravviverò a questa
tosse, no, scherzo, che non ci sono settimana prossima, quindi potete anche non guardare la trasmissione tutto sommato. Ma non è bello questo, dire questo, invece lo no, diciamo sempre con Paolo, quindi... Ma ci saranno nuovi ospiti, esatto, importantissimi, certo. E un'esclusiva, avremo anche un piccolo balletto di tango. Balli tu? No. Ci saranno, allora dovete guardare la ci puntata. Ci saranno delle persone che hanno vinto il campionato mondiale di tango. Sono arrivati quarti. Di bellissimo. Conseguenza dei professionisti. Ci vediamo tutto, settimana ci prossima. Ci vediamo settimana prossima. Grazie ragazzi. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Noi, e al prossimo giovedì. Ciao a tutti. Sigla. Ciao.